Allora, buonasera, buonasera, buon Santo Stefano. E, come ho detto, vi faccio un mio personale regalo che è un video su una serata che abbiamo fatto ascoltando un centro di ricerche. Per cui è un video che mostra, è parecchio lungo, però adesso vi farò il riassunto. È un video che mostra che cosa si è già oggi in grado di realizzare con l'intelligenza artificiale per applicazioni che ci riguardano nella vita di tutti i giorni. Applicazioni che sono in campo medico, quindi con per esempio il miglioramento di quelli che sono i risultati di TAC, di radiografie, di raggi X, per vedere meglio le malattie e poterle predire meglio l'evoluzione. L'evoluzione di un'epidemia, da dove è partita e come si svilupperà, addirittura la previsione di eventi terroristici, ovviamente avendo la conoscenza della serie storica precedente, così come sempre avendo la conoscenza della serie storica precedente, posso andare a fare delle previsioni piuttosto precise, addirittura per quanto riguarda terremoti, eruzioni vulcaniche. E so che sto dicendo cose molto, molto serie, molto grosse, però lascio a voi giudicare. Nel video che vi metto a disposizione, l'autore parla anche di tutte le referenze, le pubblicazioni scientifiche. Io le metto online, le ho già messe su una cartella, quindi ciascuno di voi potrà controllare e naturalmente mi riservo comunque di approfondire, però. Quando abbiamo invitato questo centro di ricerche, gli abbiamo proprio detto: guardate, vogliamo una presentazione che si possa rendere pubblica, quindi fatta in linguaggio semplice, per cui già vi dico, non è una presentazione per professoroni, per super laureati, per ingegneri, è una presentazione che veramente chiunque può vedere. Ovviamente magari ci sarà qualche frase, qualche cosa che si capisce meno bene. Però è stata estremamente semplice, mi ero raccomandato molto e hanno assolutamente rispettato questo obiettivo, per cui la presentazione è molto semplice. Rifaccio intanto gli auguri di Natale a tutti e ribadisco, vi faccio un breve riassunto di questo che è il mio regalo personale. Si tratta di questo video che abbiamo girato registrando una serata in cui un centro di ricerca italianissimo che è super specializzato sull'intelligenza artificiale, gli algoritmi adattivi, riesce a fare delle cose veramente molto, molto evolute, cose che sono già state testate dalla polizia, dall'Istituto Nazionale di Geofisica, di Geologia e Vulcanologia. In altri campi come quello medico, vi faccio allora un breve riassunto. Allora, il centro di ricerche si chiama Semeion ed è localizzato abbastanza vicino a Roma, nel Lazio, e appunto si occupa di intelligenza artificiale, data mining su processi molto complessi, analitica esplorativa. Ma veniamo subito al dunque, cioè che cosa nella vita di tutti i giorni queste ultime frontiere dei computer, quindi dell'intelligenza artificiale, scusate, possono produrre. Vi farò vedere alcune immagini. Partiamo con il miglioramento di quello che è la risoluzione, la visibilità di immagini astronomiche, che magari è solo per appassionati, ma andiamo subito su un pezzo molto più forte, che è un enorme miglioramento delle immagini ottenute dalla TAC, dalle TAC, dai raggi X, da altre analisi sulle quali il referto è un'immagine. È un'immagine in cui viene visualizzato chiaramente la parte in cui c'è una patologia, in cui c'è un problema, la parte in cui si vuole esplorare. Vi faccio vedere subito velocemente, questa era per esempio un miglioramento astronomico. Vedete, questa è l'immagine classica presa con un telescopio.
Mentre nell'immagine di destra, quello che voglio farvi vedere non è tanto il pianeta, ma quanto le stelle, tutte queste piccole stelle che come vedete qua non appaiono assolutamente, se non forse questa che è la più grossa, ma tutte le altre qui non appaiono perché erano coperte appunto dalla luce, in questo caso di Saturno, mentre qui con una complicatissima elaborazione matematica appunto di intelligenza artificiale, individuano quelle che sono poi le stelle. Però volevo farvi vedere proprio l'immagine, eccola qui, l'immagine per esempio di un cancro al polmone. Quella che vedete qui sull'estrema sinistra è l'immagine ottenuta, scusate, ho fatto andare avanti involontariamente il video, ecco qua, questa sulla sinistra è l'immagine di partenza, quella che si ottiene con un attacco, un raggi X, un'ecografia. Mentre sviluppandola, quella di destra è l'immagine finale, che ovviamente a noi diciamo comuni mortali non dice nulla, però a un medico dice moltissimo ed è un'immagine molto più qualitativa rispetto a quella di partenza, quindi dice molto di più al medico rispetto a quella di partenza. E questa, per esempio, è l'immagine appunto di un tumore al polmone. Qui altre immagini ancora, vedete anche questa, è la stessa immagine, attenzione, questa di sinistra è quella di partenza, quella di destra è quella di arrivo, estremamente più pregna di significato, estremamente più densa appunto di contenuto, che prevede diciamo anche quello che sarà il futuro sviluppo della malattia stessa. Ribadisco, vi sto facendo un riassunto di questi video che appena terminata questa diretta vi metto a disposizione, quindi io vado molto veloce perché non voglio rifare tutto il video, non ha assolutamente senso. Vedete, questo è un altro tumore al cervello e anche in questo caso appunto il miglioramento dell'immagine ottenuta, eccola qui, attraverso l'elaborazione appunto con questi sistemi di intelligenza artificiale, e anche in questo caso alla fine si ottiene un'immagine che ha molte, molte più informazioni utili per il medico per poter proseguire appunto nella sua indagine. Poi, scusate, torno su di me perché vado avanti, mi sono segnato tutte le parti più importanti. Ecco, una cosa che farà subito piacere al nostro comune amico Beppe Grillo: vi ricorderete quando Beppe molti anni fa pubblicò la mappa del potere, in cui c'erano le sigle di tantissime società che avevano una qualche interconnessione tra di loro. Ecco, queste interconnessioni però erano, così come le mostrava Beppe Grillo al tempo, non si poteva capire realmente quali fossero le sovrastrutture che raggruppavano effettivamente tutte queste grandi multinazionali, queste grandi società. Bene, con questa capacità appunto analitica dell'intelligenza artificiale, questo centro di ricerche è riuscito ad andare molto più in là e quindi trovare quelli che sono effettivamente i raggruppamenti principali. Io velocemente vi trovo l'immagine, eccola qui. Eccola qui, adesso ve la faccio vedere. Eccola qua. Con i sei gruppi principali. Ribadisco, vi sto facendo un riassunto di video che vi metterò a disposizione a brevissimo. Ecco, vedete, questa è la mappa del potere di Beppe Grillo, rivista e rielaborata in base all'intelligenza artificiale. Spero riusciate a vedere le sei linee colorate che raggruppano i sei grandi gruppi di potere appunto di questa mappa. Vediamo se andiamo avanti solo qualche secondo per farvi vedere che alla fine i sei grandi gruppi che ha individuato sono l'editoriale L'Espresso, la Banca Nazionale del Lavoro, Valentino, Marzotto, Luxottica, Autogrill e Carraro SPA. E quindi anche in questo caso si è andati molto avanti in quella che è l'analisi
di un dato che invece così com'era di partenza era poco interpretabile. Andiamo a un'altra cosa che vi farà, piacere, nel senso che è un passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata, la lotta alla criminalità organizzata. Allora, le polizie sono, piene, hanno molti dati sui nomi di persone sospettate di far parte di clan mafiosi, camorristici, criminalità organizzata in generale. Intanto ciao Giovanni che mi segui spesso, sempre direi. Allora, in questo caso, qual è il problema principale della polizia? È riuscire a distinguere tra tutte le persone che hanno in database, che hanno archiviate e che sono sospettate di essere appunto affiliate a un determinato clan di criminalità organizzata, sapere chi sono i capi. Chi sono i capi, chi sono le persone più importanti e invece dal resto, in maniera da seguire, principalmente con le forze a disposizione, seguire i capi più importanti. Allora, ribadisco, le polizie hanno già tutta una serie di dati a disposizione, ma questi dati non dicono effettivamente chi sono i capi. Danno solo tutta una serie di interazioni, telefonate, spostamenti, varie tipi di attività. Con questo sistema appunto di intelligenza artificiale che è stato utilizzato, per cui il relatore ci ha anche detto io più di tanto non posso dirvi perché è coperto da segreto, in questo caso più di così non posso dirvi perché sono tecniche che appunto abbiamo dato ad utilizzo della polizia, quindi più di tanto non posso dirvi, ma quello che ci ha fatto vedere comunque era assolutamente interessante. Io vi faccio vedere solo l'immagine finale che presi un tot di criminali, sono riusciti a dividerli sulle due bande principali e quindi a fare una suddivisione. Ecco, eccola qui, ve la faccio vedere brevemente, giusto per farvi capire che è tutto elaborato tramite intelligenza artificiale, si capisce perché chiaramente vedete è un'immagine computerizzata, in cui in verde ci sono tutti i membri di una banda, in giallo ci sono gli altri, ma questo risultato non è stato affatto semplice, non è stato affatto scontato. Tutti questi membri erano mescolati tra di loro, erano mescolati all'inizio guardando gli archivi, diciamo così, a disposizione delle varie polizie. Questi membri erano un bloccone unico, non si riusciva a distinguerli. Oltre a distinguerli nelle due bande, sono riusciti anche a individuare i capi, le persone più importanti, le persone attorno alle quali gli altri ruotano e quindi chiaramente possono concentrarsi sul volgarmente pedinare e ispezionare appunto i soggetti più importanti. Ora, altra cosa, in questo caso utile non indirettamente a noi cittadini, perché potrebbe far abbassare il prezzo delle polizze assicurative, è l'individuazione delle truffe assicurative. Quindi anche in questo caso il centro di ricerche, sempre utilizzando computer e intelligenza artificiale e facendogli mangiare a questi computer tutta una serie di comportamenti di persone assicurate, il computer è in grado di individuare i comportamenti anomali, che per carità non sempre vuol dire comportamenti illegali, però elaborandoli ulteriormente molto spesso riesce a classificare quei comportamenti così anomali, concentrandosi sui quali molto spesso si individua effettivamente la truffa, si individua effettivamente un comportamento illegale. Quindi un'applicazione che ovviamente serve direttamente alle assicurazioni per individuare le truffe, ma indirettamente serve anche a noi cittadini, diciamo così, onesti, perché se le assicurazioni riescono a individuare più velocemente le truffe, possono abbassare i prezzi delle polizze per tutti gli altri. Altra cosa che invece interessa immediatamente ciascuno di noi sono i famosi costi sanitari, i costi delle ASL. Anche in questo caso è un'applicazione che hanno già utilizzato sul pratico, hanno elaborato i bilanci di ciascuna ASL, quindi tutte le ASL italiane le hanno prese, si sono elaborati i bilanci e sono riusciti a individuare, diciamo così, le distonie, le criticità,
principali e quindi a dare dei consigli per rendere determinate spese più economiche, più efficienti. Quindi anche questo un algoritmo proprio di intelligenza artificiale al servizio diretto, in questo caso dei costi sanitari. Ve lo faccio vedere un attimo, vediamo video 5:44, 12:38, quindi andiamo su questo al minuto 12:38. Eccolo qua. Ecco. Vabbè, questa è, diciamo, la scritta in inglese, appunto, del risultato. Casualmente hanno trovato che la Lombardia è la regione più virtuosa, anche il Veneto gli è molto vicino. Eccolo qui, questo è, diciamo, il risultato scritto. La Lombardia è la regione migliore. Scusate che è andato avanti, volevo farlo rimanere fermo invece. Esaminando i dati della Lombardia e comparandoli con tutti gli altri, sono riusciti a dare dei suggerimenti appunto per rendere più efficaci ed efficienti anche le altre regioni. Maurizio, ciao. Allora, queste qui dell'USL, che vi sto dicendo, delle ASL, le hanno già messe in pratica. Cioè, queste sono già state almeno parzialmente messe in pratica. Ovviamente io le faccio vedere e ho detto è il mio regalo per voi, primo perché così ne venite a conoscenza tutti e secondo perché ovviamente a livello, diciamo così, di portavoce farò tutto quello che è possibile per implementarle ulteriormente, ma come sempre la prima cosa da fare è rendere edotti tutti noi della possibilità che queste tecnologie ci danno. Perché se uno non sa che queste tecnologie ci danno queste possibilità, ovviamente nemmeno le chiede. Tu infatti Maurizio hai fatto la domanda più ovvia, quando le mettiamo in pratica, questo come ho detto parzialmente già in pratica, non so se ti sei collegato solo adesso, ho fatto vedere anche in campo medico, altre cose sono già state messe in pratica, anche in campo criminale, ma andiamo avanti perché volevo fare una cosa veloce in maniera che eventualmente poi chi vuole può condividerla e ribadisco poi vi metto i video delle completi integrali. E, altra cosa estremamente importante, le frane. Le frane, noi ovviamente siamo un paese a grandissimo dissesto idrogeologico, ovviamente faremo quante più operazioni possibili per metterlo in sicurezza, però il nostro è un paese sismico, è un paese con anche attività vulcanica e ci arriveremo tra pochissimo e quindi e comunque con un paese estremamente denso di montagne, di zone collinari, zone montuose in cui purtroppo le frane sono spesso presenti. Ecco, anche in questo caso con questi software di intelligenza artificiale si riesce a prevedere con grande efficacia, con veramente una buona previsione, una buona precisione, quelli che sono le evoluzioni dei fenomeni di erosione di frana, proprio di frana, non so se c'è un termine più italiano, ma appunto di frana, non mi viene nessun termine, diciamo, più tecnico. Un'altra cosa invece che fa vedere l'enorme capacità che hanno questi software di intelligenza artificiale è a livello di previsione di andamento, niente po' di meno, che della borsa valori, dei titoli delle borse. Anche in questo caso non si tratta di magia, si tratta di acquisizione delle serie storiche precedenti, quindi acquisizione di dati, tanti tanti dati degli anni precedenti. E si è riusciti a prevedere con grande precisione l'andamento di quello che poi si è effettivamente rivelato nel futuro. Vi faccio vedere subito un'immagine per farvi capire che hanno avuto veramente un'ottima precisione. Allora, 28:56, 28:56, vediamo se questa è una. Volevo far vedere quella ancora più completa, andiamo avanti, pa, 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 pa. Vai, 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 che subito dopo questa c'è quella più
più completa, volevo farvi vedere la grande precisione, quindi la sincronia tra quello che è stato il previsto e poi effettivamente l'evoluto. Allora andiamo qui. Ecco, vediamo se riesco a trovarlo perché ovviamente devo spostarmi. Devo spostarmi, eccolo qua. Eccolo qua, molto bene. Non detto. Eccolo. Vedrete due linee, una rossa e una blu, che per la maggior parte sono indistinguibili da quanto sono sovrapposte. Ecco, vedete. Questa è una previsione tra quello che è stato l'andamento di una serie di un prezzo di un titolo azionario, il previsto e il reale, quindi con andamenti veramente molto molto vicini. E anche questa è una cosa che ovviamente può servire in molti altri campi. Arriviamo alle epidemie. Anche in questo caso, un'applicazione che è stata usata niente poco di meno che dal governo tedesco, quindi abbiamo insegnato ai tedeschi, abbiamo dato questi risultati ai tedeschi, quando alcuni anni fa partì una determinata, epidemia, mi pare che fosse della serie delle influenze aviarie, quel tipo di problematiche. Ecco, loro riuscirono a individuare l'origine, perché non capivano ancora da dove fosse partita, e poi l'evoluzione e quindi il termine. L'origine, quindi l'evoluzione e poi il termine. Michele, io sto facendo un riassunto, poi vi metto i link dei video completi, per cui dopo avrete tutti quanti i dettagli. Io faccio solo un riassunto perché il video completo è molto molto esaustivo, per cui potrete vedere tutti quanti i dettagli. Dicevo, dell'epidemia, appunto, sono riusciti a trovare l'origine geografica in Germania in questo caso, l'andamento, come poi si sarebbe sviluppata sempre geograficamente l'epidemia e dove sarebbe terminata. Anche qui vi faccio vedere solo un'immagine, vediamo se la trovo velocemente. Eccola qui, un'immagine anche in questo caso per farvi capire, appunto, sempre l'utilizzo di queste soluzioni appunto di intelligenza artificiale. Ecco, vedete, si riesce a leggere Berlino, appunto Amburgo, e come vedete, il rosso scuro naturalmente è la zona in quel momento più colpita, e poi a decrescere le zone meno colpite. Quindi ribadisco, anche in questo caso un software di intelligenza artificiale è servito in maniera assolutamente pratica per individuare l'origine di un'epidemia, capire come si sarebbe evoluta spazialmente e anche temporalmente, e poi il termine. Adesso veniamo alle ultime tre applicazioni, molto serie, molto gravi, partendo dal terrorismo. Anche in questo caso, avendo a disposizione la serie storica di attentati e di eventi terroristici, sono riusciti a capire e a prevedere con una ottima precisione l'evolversi degli attacchi in maniera geografica, quindi dove si sarebbero compiuti gli atti terroristici successivi. La stessa identica cosa hanno fatto per gli incendi, diciamo così, nelle terre dei fuochi, partendo proprio dalla Campania, diciamo la terra dei fuochi per eccellenza, avendo a disposizione i dati dei primi incendi che si sono verificati, sono riusciti a capire da dove partivano le persone che appiccicavano l'incendio e dove sarebbero stati i successivi. Ed infine veniamo alle due cose più importanti, che ovviamente mi prendo spunto proprio dal fatto che sono a Catania e che negli ultimi 2 giorni ho assistito a un'eruzione vulcanica, appunto dell'Etna, e alla scossa di terremoto che c'è stata alle 3 di questa mattina, di questa notte, alle 3 di mattina.
So che sono cose decisamente, anche difficili da credere, però anche in questo caso non c'è nulla di magico, o di strano. Le evoluzioni si riescono a fare se si è in possesso delle serie storiche degli eventi precedenti. Quindi quanto più io ho l'archiviazione degli eventi precedenti, sia nella forma delle evoluzioni vulcaniche, sia nella forma degli eventi sismici, dei terremoti, quanto più si riesce poi ad avere una buona precisione nella previsione degli eventi. E questa è una cosa che dico sottovoce, perché naturalmente andrà confermata e riconfermata 10, 100, 1000 volte. Però ribadisco, vi metto il link anche ai documenti, alle pubblicazioni scientifiche, perché alla fine voi sapete che nel campo scientifico quello che fa testo sono appunto le pubblicazioni sulle riviste scientifiche, sono quelle che danno veramente il credito e la qualità di un determinato lavoro. Io vi faccio vedere solo anche in questo caso, precisione dello strumento. Perché al minuto qua 22:50 c'è anche in questo caso il grafico che sovrappone le previsioni con la realtà. Allora, vediamo. Test 4. Vediamo se abbiamo il complessivo. Eccolo qua, questa è una delle immagini, anche in questo caso vedete due linee quasi sovrapposte, vediamo se lo smartphone mi fa la grazia, vedete una linea rossa e una linea blu, anche in questo caso uno dei due colori è la previsione, l'altro colore è la realtà, quindi partendo da delle serie storiche di eventi, sono riusciti a predire con grande precisione l'avverarsi poi di eventi sia sismici che di eruzioni vulcaniche. Quindi questo è il riassunto breve di video che adesso vi metterò a disposizione, vi metto il link naturalmente su questo stesso identico post. L'autore in questo caso non si vede perché io avevo chiesto alla regia di inquadrare esclusivamente la presentazione, quindi il pannellone con le immagini, però si presenta da solo, appunto chi è, dove sono ubicati, le attività che fanno e vi metto il link invece alla documentazione che mi ha spedito, quindi pubblicazioni, ricerche, articoli e altre cose che potrete tutti quanti verificare. Da parte mia, e questo ribadisco è il mio personale regalo, diciamo così, di buone feste, perché sono informazioni che secondo me sono estremamente, estremamente importanti e l'altro, diciamo, regalo che posso farvi è che mi impegnerò finché sarò portavoce a rendere queste ricerche sempre più approfondite, affidabili, continuarle naturalmente e trasporle il più possibile poi nella realtà quotidiana di tutti noi. E come vi ho fatto vedere tutta una serie di esempi appunto pratici in vari campi. Quindi grazie a tutti voi, di nuovo auguri di buone feste, spero che questo mio personale presente vi sia piaciuto. Io non mi stancherò mai di ribadire che il Movimento 5 Stelle è nato volendo la rivoluzione culturale. È nato ovviamente grazie a Beppe Grillo, che non smetteremo mai abbastanza di ringraziare, utilizzando la rete, e con la rete queste informazioni che non devono assolutamente rimanere in ambiti circoscritti a beneficio di pochi, ma devono essere divulgate e grazie alla rete si possono divulgare, io penso facciano veramente la differenza, facciano veramente la differenza, quindi vi prego di condividerle con chiunque. Perché è importante capire quanto i computer, l'intelligenza artificiale, non è solo, diciamo così, un pericolo quando parliamo di sostituzione di posti di lavoro, che sicuramente una parte avverranno, ma come ho spiegato in altri video, chi vuole li può cercare su YouTube,
quando basta scrivere Girotto YouTube robot e ho fatto tre video appunto anche in questo caso sulla quarta rivoluzione industriale. Ecco, è vero che fanno cessare una serie di lavori, ma è anche vero che ne creano tantissimi altri, perché intanto tutte queste macchine devono essere costruite, manutenute, sviluppate, gestite, tarate, eccetera, eccetera, per cui come quando si è passati dal cavallo alle automobili e treni, si sono creati moltissimi posti di lavoro, cioè si sono trasferiti e anzi si sono moltiplicati perché le persone che lavoravano sull'economia dei cavalli quantitativamente, percentualmente erano meno di poi di quelle che si sono occupate di automobili, ferrovie, aeroplani, eccetera, gli altri mezzi di trasporto. Quindi la tecnologia porta via, diciamo, dai lavori più faticosi e la grossa sfida della politica è portarli su lavori più qualificati, sempre più possibile su lavori, diciamo così, di testa, scientifici, di sviluppo, lavori di laboratorio, lavori di, ovviamente poi tutti i lavori dell'assistenza medica, che anche lì la tecnologia ci dà una grossissima mano, ma poi le cure da effettuarsi si moltiplicano e ci vuole naturalmente moltissimo personale. Comunque non voglio fare tutto un minestrone, mi fermo qui con questo video, ve li metto a disposizione, in realtà sono tre perché sono spacchettati in tre video da circa 30 minuti ciascuno, quindi sono lunghi perché sono sufficientemente dettagliati. Ovviamente anche il relatore ha dovuto andare abbastanza veloce perché parlando di questa decina di cose che vi ho illustrato velocemente, comunque diciamo, ha saltato le parti matematiche che sono invece nelle pubblicazioni, quindi chiunque può approfondire ulteriormente oltre alla visione di questo video. Io veramente spero che vogliate divulgarlo perché personalmente ritengo il sapere queste cose fare una differenza enorme rispetto a non saperle. Veramente secondo me fanno una differenza straordinaria rispetto a non saperle. E questi sono solo degli esempi, poi le altre applicazioni sono infinite, solo la fantasia è un limite, quindi molto bene ha fatto il nostro ministro Di Maio a fare delle misure per sviluppare l'intelligenza artificiale, le blockchain, le start-up, tutte queste attività innovative di cui ogni nazione ha un tremendo bisogno. Io continuo a ricordare che ogni nazione è quello che la tecnologia gli consente di essere. Ogni nazione è tanto o meno prospera a seconda della tecnologia in suo possesso. Bene, con questo è tutto, veramente non voglio fare discorsoni, buon Natale, buon Santo Stefano, buone feste e arrivederci alla prossima.